Benvenuti nel mio canale Creando con i filati. Il mio nome è Marinella e il protagonista di questo progetto è il filato Frida. Ogni gomitolo pesa 50 grammi ed è lungo 170 metri. Ha una composizione del 50% cotone e 50% acrilico. Ferri consigliati 4-5, uncinetto 3,5-4,5. Poi ci servirà un metro, una godalana, dei marcapunti, un po' di elastico, due uncinetti, il 4 e il 3,5. Se l'idea di questo progetto vi piace, seguite il tutorial. Dunque, per realizzare questo progetto utilizzeremo il filato Frida e gli uncinetti 3,5-4. Il consumo complessivo è di 300 grammi. Per realizzare questa gonna, la prima cosa che dobbiamo fare è prendere la misura della circonferenza o della vita o dei fianchi. Una volta presa questa misura, dovete avviare una catenella lunga quanto la vostra circonferenza. Dopodiché andremo a lavorare giri di maglie basse per un totale di 4 cm, che sarebbe questa fascetta, dove andremo a introdurre l'elastico. Una volta realizzata questa fascia di 4 cm, sarà ripiegata in due e andremo ad ottenere un'altezza di 2 cm. Quindi, terminata questa prima parte, procederemo con giri di maglie basse inserendo degli aumenti. L'aumento si inserisce in ogni terzo giro. Comunque questo lo capirete meglio durante l'esecuzione del lavoro. Si andrà avanti, nel mio caso, per un'altezza di 31-32 cm. Dopodiché andremo a realizzare questa fascia che avrà un'altezza di 17 cm. Realizzata da un motivo di 4 giri e per realizzare questo motivo abbiamo bisogno di un multiplo di 6. In tutto ho realizzato 4 motivi e ho terminato con un giro di maglie alte. Ovviamente, se desiderate una gonna un po' più lunga, basta proseguire con i motivi. Questo dipenderà dal vostro gusto. Questo è un progetto facile, l'unica cosa è che dovete avere un po' di pazienza nella prima parte, dove si realizzeranno giri di maglie basse. Detto questo, vi lascio al tutorial. Dunque, per realizzare questa gonna prenderò la misura da un pantalone che mi ritrovo in casa, ma se volete potete utilizzare una gonna. Quindi dovete prendere un po' di elastico e prendere la misura della circonferenza, in questo caso del pantalone. Quindi la circonferenza dell'elastico deve essere la stessa misura del pantalone. Dopodiché, con l'uncinetto numero 3,5 e il filato Frida, ho avviato 188 catenelle, che corrispondono alla misura dell'elastico. Ma nel momento in cui sono andata a eseguire il giro di maglie basse, la lavorazione si è allargata di quasi un centimetro. Allora, ve lo faccio vedere. Vedete? Un centimetro e mezzo. Ma questo non importa perché possiamo sempre regolare la circonferenza dall'elastico. Un suggerimento che vi voglio dare è quello di non lavorare in tondo il primo giro, in modo che se dovesse risultare un po' larga, potete eliminare qualche maglia. Nel caso in cui fosse un po' piccolina, potete aumentare le maglie basse. Quindi, una volta sincerati di prendere la misura corretta, potete chiudere la lavorazione. Realizziamo una maglia bassissima nella prima maglia bassa. In un secondo momento poi andremo a cucire la parte inferiore. Adesso facciamo una catenella e una maglia bassa e procediamo per tutto il giro realizzando le maglie basse.
Completo il giro non con una maglia bassissima nella prima maglia, ma con una maglia bassa. E inserisco il marcapunti. Da questo momento in poi andremo a lavorare giri di maglie basse concentrici, quindi senza realizzare nessuna chiusura, in modo da non avere la linea di chiusura. Io vado avanti per un po' di giri di maglie basse e poi vi dirò per quanti centimetri ho proseguito. Dunque sono andata avanti per un totale di 4 giri di maglie basse e sono arrivata ad ottenere l'altezza dell'elastico. Quindi in base alla misura del vostro elastico dovete proseguire con i giri di maglie basse. Quando arriverete alla stessa altezza dell'elastico vi fermate e procedete come sto facendo io, eseguendo un giro di maglie basse in costa retro. Questo giro serve per far girare la fascia spontaneamente in questo modo. Quindi andremo a inserire l'elastico, gireremo la fascia e dopodiché andremo a cucire le due estremità. Quindi il giro finisce dove abbiamo il marcapunti e completo con una maglia bassa normale. Adesso lavoriamo la maglia bassa in costa retro. Abbiamo due asole, 1 e 2. Prendiamo solo questa. E procediamo in questo modo fino al termine del giro. Dunque sono arrivata al termine del giro e completo con una maglia bassa in costa retro e rimetto il marcapunti. Quindi arrivata a questo punto procediamo con 3 giri di maglie basse. Dunque sono arrivata al termine del giro, arrivata a questo punto chiudiamo con una maglia bassissima. E lasciamo un po' di filo in più che ci servirà per realizzare la cucitura. E blocchiamo il punto. Dopodiché prendiamo l'elastico, lo blocchiamo bene e lo inseriamo all'interno di questa fascia. Vedete, abbiamo la linea che separa le due fasce. Si piega in questo modo e andremo a cucire le due estremità.
Dunque, ho terminato di cucire tutta la fascia. Arrivato a questo punto, procediamo con la lavorazione. Allora, da questa parte abbiamo cucito le due estremità. Qui abbiamo, vedete, questa maglia in costa. Inizieremo la lavorazione da questo punto. Quindi entriamo con l'uncinetto e realizziamo direttamente una maglia bassa. E procediamo per tutto il giro realizzando le maglie basse. Dunque ho completato il giro di maglie basse e chiudo con una maglia bassa. Adesso procedo con qualche giro di maglia bassa e poi vi farò vedere come realizzare gli aumenti. Dunque sono andata avanti fino al terzo giro di maglie basse. Arrivata a questo punto andrò a inserire 6 aumenti. Mi ritrovo 188 maglie. Quindi ogni 30 maglie realizzerò un aumento. Al termine finisco con 29 maglie basse. Quindi in base alla quantità di maglie dovete dividerle per 6. In questo modo gli aumenti saranno inseriti correttamente. Dunque, il giro termina dove abbiamo il marcapunti. Dunque, inizierò col primo aumento. Faccio una maglia bassa e una seconda maglia bassa. E inserisco il marcapunti nella prima maglia. E procediamo fino ad arrivare al secondo marcapunti. Mi ritrovo dove abbiamo il secondo marcapunti e realizziamo l'aumento. Uno e due. Procediamo con le maglie basse, dove abbiamo i marcapunti, realizziamo un aumento fino al termine del giro. Dunque ho completato il giro degli aumenti e da 188 maglie mi ritrovo con un totale di 194 maglie basse. Adesso procediamo con due giri di maglie sottostanti, dopodiché andremo a inserire altri aumenti. Dunque ho proseguito per il quinto e il sesto giro di maglie basse sottostanti. In questo settimo giro andremo a inserire 6 aumenti. Quindi mi ritrovo un totale di 194 maglie e ho suddiviso 31 maglie e un aumento per un totale di 5 volte. Al termine mi rimangono 29 maglie basse. Ovviamente in base alla quantità di maglie che vi ritroverete andrete a distribuire gli aumenti. Arrivato a questo punto, procediamo col primo giro di aumenti.
Facciamo il primo aumento di 2 maglie basse e inseriamo il marcapunti nella seconda maglia, che sta ad indicare il termine del giro. Procediamo con le maglie basse sottostanti e dove troviamo il marcapunti inseriamo l'aumento. Terminato questo giro di aumenti, procediamo con l'ottavo e nono giro di maglie basse sottostanti. Dunque ho completato l'ottavo e il nono giro. In questo decimo giro andremo a inserire gli aumenti. In totale sono sempre 6. Quindi contiamo 32 maglie a un aumento per 5 volte. Al termine rimangono 31 maglie. Da questo momento in poi, dopo aver realizzato questo aumento, procediamo con 2 righe di maglie basse sottostanti. Dopodiché andrò avanti con gli aumenti. Quindi nel terzo giro andrò a realizzare gli aumenti e vado avanti in questo modo fino ad ottenere la circonferenza desiderata. Qui termina il giro e facciamo l'aumento. Dunque ho completato i miei giri di lavorazione. Allora facciamo un piccolo riassunto. Vi ho lasciato al decimo giro dove ho realizzato un aumento e 32 maglie. Ho terminato con 31 maglie basse. Dopodiché ho proseguito con l'undicesimo e dodicesimo giro di maglie basse sottostanti. Nel tredicesimo un aumento e 33 maglie. Ho terminato con 32 maglie. Nel quattordicesimo e quindicesimo giro ho eseguito le maglie basse sottostanti. Nel sedicesimo giro ho realizzato un aumento e 34 maglie e ho terminato con 33 maglie. Diciassette e diciottesimo giro ho eseguito le maglie basse sottostanti. Arrivato a questo punto mi fermo perché sono arrivata ad ottenere la circonferenza desiderata, che più o meno è 51-52 cm. In base alla vostra circonferenza potete proseguire con gli aumenti, ricordandovi che l'aumento si fa nel terzo giro. In questi 18 giri sono arrivata ad ottenere un'altezza di 9 cm, quindi andiamo avanti per circa 20-25 cm, anche 30, per poi proseguire col punto prescelto. Detto questo, vi lascio all'esecuzione del lavoro. Dunque ho completato i miei giri di lavorazione, facciamo un piccolo riassunto. Allora, vi ho lasciato al sedicesimo giro dove abbiamo realizzato gli aumenti, poi nel diciassettesimo e diciottesimo giro abbiamo lavorato le maglie basse sottostanti. Dopodiché dal diciannovesimo giro al trentanovesimo ho proseguito lavorando le maglie basse sottostanti. Dal quarantesimo giro al settantesimo ho cambiato il numero di uncinetto. Dal 3,5 sono passata all'uncinetto numero 4, in modo da dare più morbidezza alla lavorazione. Come vedete abbiamo una gonna che parte dalla parte superiore più stretta e poi va ad allargare. Quindi, una volta raggiunta l'altezza desiderata, che nel mio caso è di 31 cm, a partire da questo punto fino alla parte inferiore sono 31 cm. Arrivata a questo punto andrò avanti con il punto prescelto. Dunque, per realizzare questo punto abbiamo bisogno di un multiplo di 6. Mi ritrovo con un totale di 213 maglie. Quindi per realizzare multiplo mi mancano 3 maglie. In questo primo giro di maglie alte che andremo a realizzare dobbiamo creare 3 aumenti. Quindi da 213 passeremo a 216 maglie.
Questi tre aumenti li ho divisi, iniziando col primo aumento e poi nei lati realizzo 1 e 2, in totale sono 3 aumenti. Quindi qui termina il giro e anziché realizzare una maglia bassa facciamo una maglia bassissima. E avviamo il primo giro del motivo, che sarà realizzato di maglie alte. Iniziamo con le prime 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e realizziamo l'aumento, quindi facciamo una maglia alta nello stesso punto. Poi procediamo con le maglie alte fino ad arrivare a questo marcapunti. Dunque sono arrivata dove abbiamo il marcapunti e facciamo un aumento di 2 maglie alte. 1 e 2. Procediamo con le maglie alte. Quando arriviamo in questo marcapunti realizziamo 2 maglie alte. Al termine chiuderemo con una maglia bassissima nella terza catenella. Chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella e abbiamo completato il primo giro del motivo, compreso i 3 aumenti. Avviamo il secondo giro, dove andremo a realizzare 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Una catenella di separazione, filo sull'uncinetto e sullo stesso punto lavoriamo una maglia alta. E abbiamo formato il punto V. Facciamo 2 catenelle, saltiamo 1, 2, nella terza maglia una maglia bassa. 2 catenelle, filo sull'uncinetto, saltiamo 1, 2, nella terza un punto V. Maglia alta, catenella di separazione, maglia alta nello stesso punto. 2 catenelle, una maglia bassa nella terza maglia, 1, 2 e 3. E procediamo in questo modo per tutto il giro. Completiamo il giro con 2 catenelle e una maglia bassissima nella terza catenella. Avviamo il terzo giro, facciamo una maglia bassissima all'interno del foro e realizziamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo con l'uncinetto, prendiamo il filo gettato. Entriamo all'interno del foro, prendiamo il filo e chiudiamo. In questo modo abbiamo realizzato il punto puff. 2 catenelle. All'interno di questo foro facciamo un punto puff di 3 gettati. Chiudiamo. 2 catenelle, filo sull'uncinetto, un punto puff di 3 gettati. Chiudiamo, una catenella. Quindi in ogni punto V dobbiamo realizzare 3 punti puff separati da 2 catenelle. E realizziamo solamente una catenella quando passiamo da un gruppetto di punto puff all'altro. Quindi facciamo una catenella,
filo sull'uncinetto e avviamo il gruppetto di punto puff. Chiudiamo, 1, 2, punto puff. Chiudiamo, opla, chiudiamo, 1 e 2. Chiudiamo una catenella e procediamo in questo modo per tutto il giro. Completo il giro con una maglia bassissima nella terza catenella. E avviamo il quarto giro, che sarebbe l'ultimo per completare il motivo. Quindi facciamo una maglia bassissima all'interno del foro e avviamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, più una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, foro successivo, maglia alta. Catenella di separazione, una maglia alta tra i gruppetti di punti puff. Catenella di separazione, una maglia alta all'interno del foro. Catenella di separazione, una maglia alta all'interno del foro. Catenella di separazione, una maglia alta tra i gruppetti di punti puff. E procediamo in questo modo per tutto il giro. Completiamo il giro con una catenella, una maglia alta tra questi due gruppetti, una catenella e una maglia bassissima nella terza catenella. E abbiamo completato il quarto giro del motivo. D'ora in poi andremo a ripetere questi 4 giri fino ad ottenere la lunghezza desiderata. Allora vi faccio vedere come iniziare il primo giro. Iniziamo con le prime 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, una maglia alta all'interno del foro, maglia alta nella maglia alta sottostante, maglia alta all'interno del foro, una maglia alta nella maglia alta sottostante, e procediamo così per tutto il giro. Dopodiché procediamo con il secondo giro, dove realizziamo il punto V separato da 2 catenelle e una maglia bassa. Nel terzo giro i punti puff, nel quarto giro i quadratini. Dopodiché ricominciamo dal primo giro di maglie alte. Quindi in totale sono 4 giri: il primo giro di maglie alte, il secondo di punto V, il terzo di punti puff e il quarto di quadratini. E procediamo ripetendo questi 4 giri fino ad ottenere la lunghezza desiderata. E voilà, siamo arrivati al termine del progetto. Ho piegato la gonna in due in modo da farla entrare nell'inquadratura. Allora, per quanto riguardano i motivi, ne ho realizzati 4. Li contiamo insieme e iniziamo dal primo giro di maglie alte. 1, 2, 3 e 4. Alla fine ho terminato con un giro di maglie alte. Allora vi do la misura in centimetri. Sono 17 centimetri.
La lunghezza della gonna complessiva è di 49 cm. Ovviamente, se desiderate una gonna un po' più lunga, basta proseguire con i motivi. Per quanto riguarda questa parte traforata, in un secondo momento io andrò a foderarla in modo da risaltare il motivo. Ovviamente questo dipenderà dal vostro gusto, se la volete foderare oppure lasciarla così com'è. Se volete abbinare una maglia a questa gonna, sul canale troverete sia una giacca che una maglia. Comunque avrei intenzione di realizzare un altro modello di maglia che richiami questo motivo utilizzando lo stesso filato della gonna, che sarebbe il Frida. E devo dire che mi sono trovata benissimo, anche perché è un filato abbastanza leggero e soprattutto adatto per realizzare dei lavori un po' più lunghetti. Fatemi sapere sotto i commenti se questo modellino vi è piaciuto e se desiderate che ne realizzi altri. Mi auguro che questo vi sia piaciuto, se così fosse condividete e lasciatemi un like. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi tutorial. Detto questo, vi abbraccio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.